sempre come ogni anno, Lecce è sempre nel cuore della Fondazione Foresta Onlus e viene a fare prevenzione, informazione, e oggi si parte con un incontro con le scuole, poi ci sarà il convegno. Allora, come sta il maschio italiano in questo periodo? Come se la passa? Perché è molto ironico anche il titolo che date, Ciao Maschio. Intanto parliamo dei disagi dei giovani in generale, maschi e femmine. E tra i maschi e le femmine, i maschi sono quelli che hanno bisogno di una marcia in più. Pagano le conseguenze dei retaggi che la società continua ad assegnare al maschio, che poi apparentemente si sviluppano in maniera in forme di violenza, come se il maschio, solo perché ha il testosterone e ha il cromosoma Y, sia violento di natura. Cioè, comunque c'è il modello John Wayne che sta per fortuna tramontando, quello che non deve chiedere mai, diciamo. Sì, ma è maschio duro. È la società che ancora una volta concepisce il maschio in questo modo, il maschio forte, il maschio che deve vincere, il maschio che non può perdere, che non può avere momenti di cedimento. Il maschio che deve vedere la donna oggetto. D'altra parte, se continuiamo ad avere delle pubblicità, ad esempio, con donne di estrema bellezza e anche di estrema nudità che reclamizzano una birra, cosa significa? Che quella è una donna oggetto. Che reclamizzano una macchina, cosa significa? Che quella è una donna oggetto. Quindi bisogna, perché è appetibile come quella macchina, bisogna, come quella birra. Certo, ma non è certo la donna che deve avere caratteristiche, come dire, di paritarie con il maschio nel senso dell'attività lavorativa, dell'intelligenza, eccetera eccetera, esatto. Ma soltanto l'oggetto. Quindi l'uomo ancora una volta risente del vestito di patriarcato che la società gli impone, e questo pesa molto ai giovani. I giovani soffrono di questa visione che esiste ancora da parte della società sull'uomo, che invece deve poter manifestare le sue debolezze, deve poter manifestare il suo intimo senza temere di essere meno uomo di chi non lo fa. Diciamo che oggi bisogna lottare contro uno stereotipo che ancora lascia degli strascichi, nonostante siamo nel 2019. E che danneggia soprattutto i ragazzi. I ragazzi sono quelli che soffrono più di problemi di solitudine, che soffrono più di problemi di sessualità, che soffrono più di problemi, come dire, di vita sociale. Oggi con la socializzazione, con la internalizzazione dell'internet, uno si chiude nel proprio modo di essere, quindi non ha più la possibilità di avere grandi confronti, e il maschio ne soffre ancora di più rispetto alla donna. Che cos'è oggi per i ragazzi il sesso? È veramente costruzione di intimità o consumo? Tutt'altro, è essenzialmente consumo, perché intanto le relazioni anche tra gli adulti, a dire il vero, che non sono stati di grande esempio, ormai considerano la sessualità e il rapporto di coppia in forma consumistica. Basti vedere che quanto durano poco ormai le relazioni di coppia, nonostante figli, nonostante grandi problemi economici, nonostante grandi disagi. E quindi i ragazzi hanno anche come esempio questo modo di relazionarsi tra uomo e donna, che certamente non è di grande aiuto alla costruzione di una personalità più forte. Invece dal punto di vista della prevenzione, cosa direte a questi ragazzi in questi incontri? Comunque fate in tutta Italia, ma che in questo caso state facendo a Lecce? Ci rivolgiamo essenzialmente ai ragazzi, perché mentre le donne hanno un riferimento chiaro, che è il ginecologo, e che è la madre che è abituata e passa la sua esperienza alla figlia di rivolgersi al ginecologo, il maschio non ha un medico di riferimento, esatto. Per cui è lasciato a se stesso con i suoi dubbi, con le sue preoccupazioni e con le sue malattie. Tra l'altro si fa anche confusione fra andrologo, urologo, non si sa a chi rivolgersi. Noi oggi presenteremo i dati che abbiamo ottenuto l'anno scorso
visitando i ragazzi di Lecce ed eseguendo a loro l'esame del liquido seminario, li presenteremo tra poco. E vedremo bene che sono importanti perché un ragazzo su tre ha problemi andrologici. Non lo sa neanche lui di averli, o se li sa li scotomizza, non li considera. Quindi imparano a convivere con dei problemi che dovrebbero essere risolti invece. Che dovrebbero, potrebbero e dovrebbero essere risolti. Quali sono i problemi più diffusi? Papilloma, virus, quali sono nel maschio? Nel maschio ci sono le alterazioni delle strutture del sistema riproduttivo, i varicocele, i criptoglicocele, la riduzione del volume dei testicoli, i disturbi della sessualità, le infezioni sessualmente trasmesse, sono tutti capitoli che il maschio molte volte intuisce ma che non sa a chi rivolgersi e non sa come affrontare. Allora noi diciamo a chi bisogna rivolgersi, a chi si deve rivolgere il maschio? Noi oggi siamo qui per parlare ai medici dei consultori, perché i consultori abbiano la capacità di diventare punto di riferimento, faro. Nei consultori dovrebbero esserci poi gli esperti di ginecologia, di andrologia, i consultori pubblici devono poter essere un punto di riferimento del per i giovani, per i giovani, soprattutto per il maschio, perché ad oggi non è compreso l'attenzione per il maschio nei consultori. Tra l'altro rivolgersi al consultorio è una cosa gratuita. Certo, è il servizio sanitario. Bisogna farlo sapere. Assolutamente. Infatti con l'azienda sanitaria di Lecce noi stiamo proprio diffondendo la necessità di avere nei consultori il punto di riferimento dei giovani maschi e femmine.